Hey guys, il video di oggi sarà una makeup challenge. Ho deciso di fare il Google Pix My Makeup. È una challenge che ha creato Nikki Tutorials, la poco conosciuta Nikki Tutorials. Questa challenge è semplicissima, praticamente sarà Google a scegliere un'immagine da cui io dovrò ispirarmi per creare il mio makeup oggi. Esistono due tipologie per questa challenge: c'è quella per cui Google sceglie ogni singolo prodotto che dovete utilizzare, oppure c'è quella che ha fatto Nikki Tutorials, per cui dovete semplicemente andare su Google, scrivere l'iniziale del vostro nome e del vostro cognome e poi scrivere il look, andare su immagini e vedere qual è la prima immagine che salta fuori. Quindi io ho scritto GM Look. E la prima immagine che mi esce è di questo pullman bianco con le righe verdi e le ruote rosse. È un pullman che va verso San Francisco, quindi non mi dispiacerebbe neanche tanto esserci sopra. Quindi io devo creare un makeup look ispirato all'immagine che avete appena visto. Sono un po' in ansia, sono un po' spaventata, ma vedremo come va e prendiamola un po' come un gioco. Quindi se siete nuovi qui non dimenticate di iscrivervi e direi di passare direttamente al video. Ok, quindi basandomi su questa immagine ho tirato fuori un po' di palette che contengano dei verdi e qualcosina di rosso. Non so bene come farò a includere il bianco. Non ne ho la più pallida idea. Inizierei con il creare una base sugli occhi per gli ombretti e vado ad utilizzare il correttore Naked Skin di Urban Decay. Vado a sfumarlo con la spugnetta di Real Techniques e poi vado a settarlo con la Essence Brighten Up Banana Powder. Prima di non poter tornare indietro, ho deciso di andare a definire le sopracciglia con la D-Brow Pomade di Anastasia Beverly Hills nella colorazione Soft Brown. I colori che risaltano di più in questa foto, secondo me, sono i verdi e qualcosina di rosso. Quindi principalmente farò il mio trucco occhi sui toni del verde. E come palette ho scelto la NYX Ultimate Shadow Palette nella colorazione Brights. E non so se riuscite a vedere, ma questi due verdi sono molto simili a quelli della foto. Però all'interno voglio mischiare anche qualcosa della 39A di Morphe, tipo questi tre colori qui. Come colore di transizione utilizzo questo qui della 39A che è Bare e vado a stenderlo nella zona di transizione con un M441 di Morphe e questo mi servirà solo per aiutarmi a sfumare tutti gli altri colori che andremo a utilizzare dopo. Ora prendo questo verde della 39A che mi sembra il verde più simile a quello chiaro che c'è nella foto e lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile con un Morphe M433. Provo ad applicarlo con un pennello sintetico piatto per vedere se riesco ad ottenere un po' più di pigmentazione. Ok, qui la situazione si fa veramente difficile perché stavo pensando di fare un Halo Eyes, solo che non ho un verde chiaro brillantinato, avrei voluto avere un verde più chiaro brillantinato al centro dell'occhio e non ce l'ho, quindi sto seriamente pensando a che cosa dovrei fare. Ok, sto usando il verde più scuro della palette di NYX negli angoli esterni dell'occhio. Cioè nell'angolo esterno e nell'angolo interno. E abbiamo un sacco di fallout, ma perlomeno il verde è diventato un po' più verde. Vorrei davvero tanto avere un verde più scuro in questo momento. Forse riusciamo a farlo funzionare. Sto usando il verde brillantinato scuro della palette di Morphe. Ok, forse abbiamo trovato la combinazione vincente. Meno male che ho deciso di non mettermi il fondotinta subito. È comunque brillantinato purtroppo, ma vedremo di farlo funzionare. Fino a qui ci siamo, adesso prendo il mio correttore, sempre il Naked Skin di Urban Decay, questo è nella shade Fair Neutral, e vado ad applicarlo al centro della palpebra mobile con un pennello numero 142 di BH Cosmetics. E sopra il correttore vado ad applicare questo verde più chiaro della palette di NYX. E ora semplicemente vado a sfumare i due colori insieme. Ok, dalla foto è evidente che c'è tantissimo bianco nell'immagine, quindi ho deciso di creare un eyeliner bianco. Non ne ho una portata di mano al momento, quindi utilizzerò la Lip Palette di Anastasia Beverly Hills e utilizzerò questo rossetto bianco. Ovviamente non è stato creato per essere applicato sugli occhi, ma voi davvero credete che andrò al lavoro conciata così oggi pomeriggio? Direi di no! E auguratemi buona fortuna. Per creare l'eyeliner utilizzerò un E06 di Sigma. Non è per niente male, a mio modestissimo parere. L'unico problema reale è che non è bianco quanto lo vorrei. A parte che questo trucco è
orribile. Utilizzo... non so, non mi sembra tanto bianco. No, non è bianco. No, 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 no. Provo ad andare a settarlo con la palette di Morphe per Jaclyn Hill e uso il primo colore, questo qui. Ok, perché nessuno crea degli ombretti bianchi? Provo con la Sweet Peach di Too Faced e vado ad utilizzare White Peach, che è l'ombretto più bianco che riesco a trovare in questo preciso momento. E tutti gli altri sono rosati. Ok, sapete che ce lo lascio così com'è, perché non trovo nessun ombretto che sia puramente bianco, sono tutti leggermente rosati o tendenti al color carne, ovviamente, perché tendenzialmente nessuno vuole un ombretto che sia totalmente bianco, ma in questo momento io lo vorrei e non ce l'ho. Quindi vado ad applicare l'eyeliner anche dall'altra parte e questo sarà un grosso problema. Indossare mai questo trucco al di fuori di casa mia? Assolutamente no. Sono abbastanza soddisfatta? Assolutamente sì, non pensavo che sarei riuscita a creare qualcosa di quantomeno decente utilizzando i verdi. Ho detto decente, non ho detto buono. Passiamo alla base. Come primer utilizzo il Wet n Wild Coverall Primer. Questo è un primer che va a rendere la base molto più liscia e omogenea, va anche a stringere leggermente i pori e a riempire le linee del viso. Come fondotinta uso il Milani Conceal & Perfect 2-in-1 Foundation & Concealer nella colorazione Light Beige. Mi piace tantissimo questo fondotinta perché è super full coverage, ma allo stesso tempo ha un effetto molto liscio e omogeneo, che lo vado a stendere con un Morphe M439. Come correttori vado di nuovo a utilizzare il Naked Skin nella colorazione Fair Neutral. Questo correttore è troppo chiaro per me al momento, quindi vado ad aggiungerne pochissimo solo per dare più luce al centro del viso. Vado a settare il correttore con la Essence Brighten Up Banana Powder, sempre per cercare di mantenere anche il viso il più bianco possibile senza essere una cosa troppo esagerata. Come bronzer uso MAC Gimme Sun e vado ad applicarlo con un pennello 209 di Wycon. Vado a metterne uno strato leggero solo per andare a scaldare un po' il viso. Siccome voglio riprendere un po' anche il colore dei cerchioni delle ruote, che è rosso, come blush utilizzo questo qui della 9B di Morphe. Sto usando un sacco di prodotti di Morphe, tra l'altro non è una cosa intenzionale. Voglio usare questo rosso qui. Non so bene che cosa ne salterà fuori, quindi inizierò con uno strato leggerissimo e vedremo un po' come va. Questa non è una buona idea, ve lo sto dicendo. Ok. Datemi un secondo, devo sfumare. No bueno! No bueno! Quel blush è stato una pessima idea, quindi per richiamare il colore delle ruote utilizzerò le mie unghie. Come illuminante utilizzo questo qui, che è un Triple Baked Highlighter nella colorazione Goddess of Fate di I Heart Makeup. E anche questo è molto chiaro, sempre per restare sul tema dell'avvicinarsi al bianco il più possibile. È abbastanza strong. Wow! Ne avevo un po' sulle mani. Wow! Questo illuminante è ultra strong, lasciate che ve lo dica. Io sembro un clown in questo momento, ma è una challenge. Siamo qui per divertirci, non siamo qui per creare il make-up look dell'anno, quindi divertiamoci, basta. Tanto è trucco e si lava via in fretta, quindi divertiamoci finché possiamo. E quindi passiamo alle labbra. Sapete benissimo anche voi che questa non è affatto una buona idea. Non lo è, però devo assolutamente riuscire a riprendere il rosso delle ruote in qualche modo. Come rossetto vado a utilizzare lo Stunna Lip Paint di Fenty Beauty nella colorazione Uncensored, l'unica colorazione disponibile, quello rosso. Ci siamo capiti? Ma siccome è molto liquido, vado prima a disegnare il contorno labbra con un pennellino. Che idea terribile. Sulla rima inferiore dell'occhio vado a riprendere il verde più scuro della palette di NYX. Io lo vado ad applicare dall'angolo esterno all'angolo interno. Come mascara utilizzo il NYX Worth the Hype. E come ciglia finte utilizzo le Goddess di Coco Lashes. Ok guys, questo è il look completamente finito. Mi piace? Ci uscirei mai? Assolutamente no, non vedo l'ora di andare a struccarmi, però mi sono divertita veramente tantissimo a fare questa challenge. Era da tanto che non mi mettevo in gioco, che non provavo a usare colori diversi dal solito,
Non è il mio look migliore, non è un look che consiglierei di ricreare a nessuno personalmente. Se questo video vi è piaciuto con tutti i suoi fail e tutti i suoi successi, non dimenticatevi di lasciare un bel like, sapete che mi fa sempre piacere, e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Se c'è qualsiasi altra challenge che volete farmi fare, lasciatemela scritta nei commenti. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e come sempre, thank you so much for watching e ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!